Morty, lui è lei, Sophie, e insieme siamo i me contro te. E voi che ci guardate siete il team Trote, woo! La squadra più forte e grande di tutta YouTube. Oggi infatti abbiamo intenzione di fare una sfida 24 ore, una challenge che ci metterà alla prova per tutto il giorno. Abbiamo una bella ciotolina con tanti bigliettini sui quali sono scritte varie parti della nostra casa. Ne dovremo pescare solo uno e lì dovremo trascorrere ben 24 ore. Tra i bigliettini c'è scritto bagno, camera da letto, cucina, balcone. Non abbiamo idea di dove andremo a finire oggi e dove dovremmo stare. Quindi non perdiamo altro tempo, andiamo a scoprire subito. Chi prende il bigliettino, lui? Prendiamolo insieme. Lui, stai facendo cadere tutti! Scusa, avevo gli occhi chiusi. Questo qui, l'ho scelto io. Va bene. Tutti per terra. Lui, sei sempre il solito. Qui c'è scritta la parte della casa dove dovremo stare per 24 ore. La coglio! Siete curiosi? Oh! Che c'è scritto? Balcone! Balcone? Sarà molto più difficile del previsto, ma questo non ci spaventa. Ma come questo non ci spaventa? Questo ci spaventa e come? Nel balcone non c'è nessun servizio, non c'è nulla da mangiare, nulla da bere, non c'è il bagno. Come staremo tutto il giorno nel balcone? E in più fa caldissimo, siamo in estate qui a Milano, che caldo fa? Come faremo a stare tutto il giorno nel balcone? In realtà io ho le idee molto chiare, anche perché mi ero già attrezzata. Quindi lui, mi dispiace tanto, ma a me non mi spaventa affatto balcone. Ho già tutto pronto, dammi un attimo. E adesso dove sta andando? Sì, eccomi. È pesantissimo. Ma che hai preso? Ho preso tutto il kit di sopravvivenza per l'avventura. Un po' di tutto. Qui ci sono le nostre dimore. Qui dei miei oggettini, poi capirai. E poi qui c'è lo zaino con le provviste, un buon tè alla pesca e dei buoni biscotti. Non c'entrava altro dentro lo zaino, è molto piccolo, però tendi, guarda che carino. Ok, quindi noi dovremmo sopravvivere un giorno intero nel balcone con un pacco di biscotti e una lattina di tè. Esatto, hai capito bene, sei proprio astuto. Guarda lui che una volta che usciamo non possiamo più rientrare. Quindi se devi fare la pipì, ti serve qualcosa, vai adesso o mai più. Ma aspetta, dimenticavo. Tieni questo, la sacca dei miei contro te. Andiamo. Ok. Apriamo. Siamo ufficialmente fuori casa, nel nostro balcone. Ciao ciao casa. Noi dobbiamo stare fuori. Prima di iniziare vi facciamo vedere un piccolo tour del nostro balcone. Qui abbiamo tutta la nostra attrezzatura per far campeggio. Abbiamo un tavolino, delle sedie, mentre di qua abbiamo un piccolo salottino. Sì, esatto, qui terminerai tu. Come? Scusa, non ho capito. Hai capito bene, adesso io mi costruirò la mia meravigliosa dimora, mentre tu dovrai adattarti. Ma come dovrò adattarmi? Qui non posso mica dormire, è scomodissimo. E poi guardate quanto è piccolo questo divanetto. Dai, sto scherzando, lui. Forse qualcosina per te, lo. Guarda qui cosa ho preso. Sophie, pensa a tutto, ti stupirò. Tu non hai idea di cosa c'è qui dentro. Vediamo, apri questa cosa. Ma cos'è? Mi aiuti a montarlo? Ma si può sapere cos'è sta cosa? Ecco. Ma cos'è? È la mia casa, montala per bene. Com'è la tua casa? Allora, dammi un attimo, devo capire come funziona. Che ci sono qua? Le spade laser? Sono i paletti. I paletti? Eh sì, la struttura della casa. Lui, stai rompendo tutto, va bene. Ma non lo so rompendo, è già rotto qua, vedi? Deve montare. Lui, tutto bene? Sto cercando di capire come funziona. Ma sei dentro? No, qualcosa non va. Lui! Ciao, benvenuta. Ciao. Credo di aver capito come funziona. Passami un'altra bacchetta. Subito, vai. Grazie. Lui, la casa è al contrario. No, lo so. È tutto sotto controllo. Ok. E voilà, il mio castello è pronto. Ma quanto è bello. Ci sono volute 2 ore per montarlo. Adesso sì, è bellissimo. Ma chi l'ha montato? Sì, zitto, avvicinami la sacca del mio contro te. Tieni. Grazie. Bene. Devo rendere il castello morbido. Quindi prendo il nostro telo dei me contro te, il nostro telo mare, che se volete prendere trovate sul nostro sito mecontrote.it/shop, insieme a tutto il resto del nostro merchandising. È super morbido, quindi sembrerà come se io mettessi un vero e proprio materassino. Aiutami. Aspetta, voglio entrare qua dentro, vediamo un po' com'è. No, aspetta un attimo. Passami il mio diadema. Il che? La mia coroncina. Qua, ok. Tieni. Grazie.
Così va bene? Sì, perfetto. Occhiali? E prendiamo anche gli occhiali. Tieni. Sì, ma non sono il tuo servo schiavetto, ok? Va bene che hai il castello, ma non sono comunque il tuo schiavo. Sì. Ok, ciao ciao. Ma come ciao ciao? Aspetta, se ho... Fammi spazio, fammi entrare. Dov'è l'entrata? Di qua. Scusa, non hai capito. Cosa non ho capito? Questa è la mia casa. La tua casa? E io? Tu... Fuori dalla mia casa, ciao. Ma... Sami, aspetta che chiudo, c'è non vento. Ti puoi chiudere dentro. Allora, sì che posso, guarda, qua c'è lo strappo. Ragazzi, si è chiusa dentro. Guardate, si è murata veramente dentro il castello. Ma non è possibile. Ha lasciato fuori però le scarpe. E senti, no, dammi le mie scarpe, guarda che ti sento. Ok, ho capito, devo pensare sempre a tutto io. Tanto questo lo prendo io perché... Dentro ci sono tutte le nostre cose. Comunque, avevo preso anche dell'altro. Hai preso un castello anche per me? Sì, ho preso un castello anche per te. Ma prima di utilizzarlo mi devi passare lo zainetto di Minnie. Certo, lo prendo subito. Ok, voilà, a te lo zainetto. Tu non vuoi del tè, vero? No, sì, cioè, sì, lo voglio anch'io. È chiusa di nuovo dentro. Poi ti lascio qualche goccetta. Intanto monta il tuo castello, vai. E vai, ecco qui il mio castello. Sono super emozionato, non vedo l'ora di montarlo. Wow. Il tuo è quello delle principesse. Il mio chissà come sarà. Già lo immagino, con tutti i supereroi, con le spade. Il castello di Re Artù. Sì, Re Artù. Comunque sbrigati a montarlo che io devo ritornare. Cosa fa un castello senza la propria principessa all'interno? Sbrigati. Vai, ok. Che strana struttura, ma chissà come si monta. No, è semplicissimo, devi entrare dentro, è già montato. In che senso devo entrare dentro, è già montato? Hai presente i bruchi, i vermi che entrano all'interno? Stessa cosa. Come sarebbe a dire stessa cosa? Non mi starai mica dicendo che tu hai questo meraviglioso castello con l'entrata principesca e la finestra, mentre io ho un normalissimo sacco a pelo. Lui, senti, io mi sono adoperata e ho il mio castello. Se non ti va bene, dammi il sacco a pelo che lo metto all'interno del mio castello e tu non hai niente. E dormi nel divanetto fuori. No, dammi subito il mio sacco a pelo. Questa notte farà freddissimo fuori, non posso mica dormire all'aria aperta. Vi va di fare un tour della mia casetta qui? Seguitemi. Ok, allora, qui si apre, questa è la cerniera. Ed è già finito il tour, perché non c'è niente da vedere. Che tour volevate fare? Mannaggia, prova ad entrare qui dentro. Via le scarpe. Uno. Ok. Come funziona questo coso? Mi inizia a chiudere. Vuoi una mano? Vai. Ci sono quasi. Dai, sbrigati. Bruco, prima di diventare una bella palla. Comodo? No, per niente. Sarei a calduccio. Davi, fa schifo questo coso. Che barba, che noia. Buonanotte, io vado nel mio castello. Sai com'è, vado a mangiare i miei biscotti. No, Sofì, aspetta, non andare subito. Un attimo, non mi lasciare qua fuori. Cosa hai detto? Lascia perdere. Ciao ragazzi, buonanotte. Ragazzi, mi ha lasciato qui fuori col mio sacco a pelo, da solo. Ma vi sembra normale? Vi sembra giusto? Ma cos'è questo rumore? Che sta facendo? Sofì, tutto che è lì dentro? Ma stai mangiando? Stai mangiando biscotti e stai anche leggendo il nostro fantalibro. Già, è il mio castello. Sai che c'è? Non me ne importa un fico secco, voglio entrare anch'io nel tuo castello. No, ah, no. Sì, ok. Non stai rompendo tutto. No, si sta benissimo adesso. Wow. Vai subito via, altrimenti chiamo il mio esercito. Guardie! Perché non arrivano? Guardie! Ma che guardie stai chiamando? Da dove dovrebbero arrivare queste guardie? Sono invisibili. Sì, va bene, è impazzita, mi sa tanto. Ok, facciamo così. Sì? Se stai zitto e non mi disturbi, puoi rimanere. Ok, va bene, rimango qui. Fischiare. Comunque, non vorrei ammetterlo, ma io ho un problema. Che problema? Ricordi quando prima di uscire ti ho detto di andare in bagno perché poi non saremmo più potuto andare? Sì. Bene. Io non sono andata e mi sta scappando la pipì. Come? In che senso ti scappa la pipì? Mi scappa tantissimo. Aiuto, dove devo andare.
aiuto, addentra! Ah! Ferma, ferma, non entrare! Se entri avrei perso la sfida e quindi io sarò il vincitore. Eh sì, lo so, ma ho bevuto una lattina di tè. Devo assolutamente andare, ragazzi, mi dispiace. Ah, sì! La nostra cacciapina è ufficialmente entrata dentro casa e quindi sono il vincitore della sfida! Ragazzi, sono davvero molto delusa, ma devo dirlo. Lui, sei il vincitore di questa sfida! Sì! Cara principessa carciofina, ho vinto! Potevo far bere il tè a te? Tè a te, tè a te, tè a te, tè a te. Ma comunque, Team Trote, speriamo l'avventura di oggi sia riuscita a strapparvi un sorriso. Cliccate qui davanti a me per iscrivervi al nostro canale. Mentre qui davanti a me per vedere il video di ieri se ve lo siete persi. Noi possiamo salutare l'abbonato di oggi che è Clara Nuenzi. E vi ricordiamo che se volete essere sfruttati anche voi, vi dovrete abbonare al nostro canale. E noi ci vediamo domani con la mia avventura. Ciao!